Ciao Tiziana e ciao ancora una volta a tutti i nostri amici di Country Life. Bentornati a questa puntata dell'Ottava Freccia. Ci eravamo salutati la volta scorsa parlando del viaggio, del tema del viaggio all'interno dei brani country. Avevamo affrontato, diciamo, la tipologia di viaggio intesa come ritorno a casa attraverso i vari stati, città e via dicendo. Oggi parleremo del viaggio in sé. Il viaggio in sé è appunto di per sé un elemento particolarmente affascinante, particolarmente suggestivo nella musica country e se ci pensiamo bene anche nella cinematografia, in tutto quello che attiene un pochino all'America in qualche modo. L'altra volta abbiamo parlato della ripetizione degli stati, del nome dei paesi, dei nomi delle città, come una sorta di liturgia che va a creare un'atmosfera che noi poi ritroviamo nel momento in cui andiamo lì. D'altronde, se pensiamo al viaggio, il classico viaggio in automobile su strada in America, ci vengono in mente immediatamente queste strade larghissime, lunghissime, drittissime, che arrivano veramente fino a sparire al limite ultimo dell'orizzonte e solcano, praterie, attraversano paesaggi che mutano al nostro fianco man mano appunto che le miglia si consumano. Ed è qualcosa di veramente, di effettivamente affascinante. Che noi stessi durante il nostro viaggio abbiamo in qualche modo sperimentato. Farsi 8-9 ore in auto su queste strade potrebbe essere, se ci pensiamo in Italia, una cosa angosciante. Al contrario, diciamo, farlo in quell'atmosfera lì ha un fascino particolare per appunto tutto ciò che vediamo intorno a noi, per l'atmosfera in cui ci caliamo. Questo è qualcosa che appunto nella musica country è stata ripresa molte volte. Anche in questo caso io vi faccio degli esempi, però naturalmente voi mi potreste nominare altri 1000 brani che parlano di questo. Io lo faccio un attimino per tratteggiare in qualche modo alcuni punti di quello che voglio dire, ma naturalmente ce ne sono molti, molti, molti altri gli esempi. Allora, partiamo con per esempio Tennessee Highway di Owen Temple. Tennessee Highway unisce questo tema, cioè quello che sto dicendo del viaggio in sé, quindi su queste highway, su queste superstrade, su queste grandi strade americane, con anche il senso del viaggio di ritorno che toccavamo la volta scorsa, perché lui parla di nuovo di un take me home per fare cosa? To see my Texas baby, per vedere la sua ragazza in Texas. Quindi due temi che abbiamo toccato la volta scorsa, il ritorno a casa e di nuovo il nominare il paese. E nella fattispecie il Texas. Anche in questo caso, l'altra volta avevamo parlato di come Nashville non fosse sempre vista in chiave poi così positiva. Owen Temple ci dice: sono stato a Nashville, ho passato tutti i bar di Nashville, mi sono accorto che alla fine non fa per me, che non è la vita che si pensa, che non è tutto oro quel che luce. Quindi voglio tornare in Texas dalla mia fidanzata, dal mio amore. Quindi di nuovo questa Nashville che viene vista in modo quasi un pochino corrotto, per usare una parola forse anche un pochino forte. Questi viaggi vengono compiuti, vengono realizzati con dei mezzi. Mezzi su strada, mezzi su gomma. Parliamo di camion e parliamo di automobili. Sì, parliamo di camion perché il camion in America è una vera istituzione, no? I vecchi camion che vediamo ancora nei film, queste strutture imponenti, vengono raccontati anche dalla musica country. Mi viene in mente in questo momento Highway Junkies, per esempio, di Gary Allan. Lui stesso, ecco, anche lui ci parla, a proposito di viaggi, di essere stato appunto della sua fermata a Memphis. Quindi c'è anche un richiamo a Elvis che non avviene così tanto frequentemente, ma che in qualche modo crea un po' un crossover musicale. E gli altri mezzi sono chiaramente le automobili. Automobili che troviamo raccontate, cantate in tutte le salse e in tutti i modi, sono principalmente auto o pick-up, perché poi questi un po' sono i mezzi che troviamo più frequentemente lì in America. L'altra volta avevamo nominato Buddy Jewell in Southern Comfort, avevamo detto che ci parlava di queste rusty cars, quindi queste macchine arrugginite che molto spesso si vedono, magari a volte anche abbandonate, a volte ancora in uso. Mi viene in mente in questo momento Chattahoochee di
di Alan Jackson, che tra l'altro a sua volta ci parla del viaggio, perché quando lui dice "We laid rubber on the Georgia asphalt", quindi abbiamo lasciato la gomma chiaramente degli pneumatici sull'asfalto della Georgia, ci parla chiaramente anche lui in questo caso del viaggio su gomma, per l'appunto, e ripetendo di nuovo il nome degli stati, e ci parla di questo talking about cars, no? Questo parlare di auto ricorrente. Quali auto? Beh, al 99% Chevrolet. La Chevrolet è l'icona dell'auto americana, forse è un po' una delle icone dell'America anche, no? Noi le troviamo in tutte le salse, in tutti i modi. La Chevrolet, il pick-up nuovo, moderno, fiammante, o anche la Chevrolet in qualche modo abbandonata, magari con le portiere aperte, con il cassone dietro un po' scalcagnato, che abbiamo visto anche noi attraversando magari dei territori non abbandonati, città magari non più diciamo di campagna, oppure città a loro volta appunto abbandonate. Quindi è un po' un'icona un po' particolare, e naturalmente ritorna a sua volta in moltissimi brani. Carinissimo è un brano di Mel McDaniel, che è I Call It Love, che tratta appunto di questi two young kids, questi ragazzi giovani, uno Chevrolet nella loro Chevrolet, quindi l'amore appunto che in qualche modo sboccia e si consuma in un'auto tipicamente americana. E quale auto? Ovviamente una Chevrolet. Un valore un pochino più legato a quella che è la storia della società si trova in Song of the South, canzone chiaramente degli Alabama, su cui più o meno tutti nella vita abbiamo ballato un puntatacco, e ci racconta di questa famiglia che perde la fattoria, si trasferisce in città. Stiamo parlando del periodo della Grande Depressione, quindi ha comunque anche una valenza un pochino storica, un pochino sociale, il momento in cui si trasferisce in città. Due sono i primi acquisti che vengono fatti dalla famiglia: a washing machine, una lavatrice, e una Chevrolet, i due simboli del nuovo benessere e quindi della rinascita della famiglia stessa. Questo è abbastanza interessante, perché chiaramente è un simbolo particolare. C'è un terzo mezzo, ma un po' diverso, che forse col viaggio non ha tanto a che fare, ricorre nella musica country. Questo terzo mezzo ha una valenza invece completamente diversa. Stiamo parlando dei trattori, che io tra l'altro amo tantissimo. Quindi la prossima volta parliamo dei trattori, parliamo di quello che è il lavoro nei campi, la famiglia e tutto quello che attiene a quelli che sono i valori del sud degli Stati Uniti d'America. Io vi saluto, un bacione, alla prossima settimana!